Matteo Orfini, come valuta intanto la data dell'8 dicembre e il fatto che però non siano state accettate le modifiche allo statuto? Ma la data dell'8 dicembre andava bene, credo che non avendo cambiato lo statuto sarà molto difficile fare il congresso entro l'8 dicembre, perché le vecchie regole prevedono un percorso molto più lungo. Purtroppo non è successo per caso, evidentemente si è lavorato per far mancare il numero legale e credo che chi lo ha fatto si assuma una responsabilità molto grave, perché cercare di rinviare ancora questo congresso di cui abbiamo un gran bisogno è qualcosa che rende più debole il Partito Democratico e anche più debole il governo. Ma è solo una manovra per... una manovra, perché questo è accaduto? Ma io registro il fatto che nella storia del Partito Democratico, quando ci sono state votazioni così importanti, non è mai mancato il numero legale. Penso che un segretario che non è in grado di garantire il numero legale in una situazione così difficile dovrebbe riflettere su come svolge il proprio ruolo.